Mister, ancora una buona prestazione, ma 0 punti, molte difficoltà ancora a buttare la palla in rete, nonostante comunque il forcing finale dei ragazzi che sono stati veramente grandi. Sì, la prestazione l'abbiamo fatta, insomma, purtroppo abbiamo questo limite, questa difficoltà nel fare gol. La prima situazione, sotto, per poi se la situazione si può chiamare. Purtroppo è difficile, è dura, però i ragazzi non mollano e anche oggi credo che la squadra, almeno per quello che si è visto nei 90 minuti, meritasse un risultato diverso, però nel calcio chi fa gol ha sempre ragione. C'è stato nel finale anche delle grandi proteste da parte di Ferrario, a tempo scaduto perché è stato trattenuto vistosamente per la maglia. So che a lei non piace parlare degli arbitri. Guardatela voi e giudicate voi. Però non è la prima volta che la zona viene magari penalizzata dagli episodi, appunto, almeno poi si sente in Sì, fondo. siamo un po' stanchi su questo aspetto, però è inutile recriminare. Almeno per come l'ho vista io, ripeto, non mi piace parlare degli episodi, però era clamoroso per come l'ho vista io. Può essere che mi sbagli, però ci sono le immagini, quindi non ci ridanno niente, però andiamo a vedere, insomma, analizzerà le cose. Archiviamo quindi un'altra prestazione buona, senza punti, però mercoledì abbiamo ancora un altro appuntamento, un'altra finale. Adesso tutte gare decisive, è chiaro che il rammarico c'è quando fai la gara, non c'è il Pontedera, un'ottima squadra, una squadra che sta puntando ai playoff, hanno una posizione di classifica importante, quindi siamo venuti qua, abbiamo fatto la partita, il viso aperto, non si è vista secondo me, almeno oggi la differenza in classifica, però c'è e dobbiamo continuare a lavorare, e acquisire ancora più fiducia dei nostri mezzi per cercare di fare il risultato la prossima giornata. Altro rammarico c'è quando fai la prestazione e non fai i punti, questo è quello che fa più male. Però l'appuntamento di mercoledì, forse arrivare con una vittoria o almeno un pareggio, sarebbe stato magari moralmente più. Sicuramente i risultati ti aiutano a crescere nell'autostima, nella consapevolezza, e oggi un risultato positivo, visto che sul campo abbiamo cercato in tutti i modi, ci avrebbe dato un'ulteriore mano, un'ulteriore spinta, però dobbiamo accettare il risultato e da domani mattina incominciare a preparare un'altra tappa alla fine. Va bene, grazie, mister.